Questa volta li sorprendiamo tutti. Vedo già i maschi in calore, i maschi intenti di close condition, perché avremo una strafica ospite strepitosa, una donna di grande faccia che amo molto. Ancora qualche secondo di attesa e sarà da noi. Non vi dico chi è. Benvenuti a Klaus Condicio, finalmente arrivata la dottoressa Busso. La dottoressa Jo. Dottoressa Jo, ginecologa. Ginecologa, certo. Ginecologa, soprattutto una donna, intanto grazie di essere con noi, grazie. Grande amante, devo dire, una donna molto amica delle donne, in questo senso non ginecologa, però insomma una donna che ha saputo sempre trovare la corda giusta per non perdere mai questo rapporto privilegiato con le donne. Ma è cambiata la donna italiana, Barbara, rispetto a 10-15 anni fa? Le trova cambiata? Anche perché lei va in giro, parla con la gente, non è che mette muri o scorta. No, scorta? No. Assolutamente no. No, anzi, io sono felice quando le donne mi avvicinano, mi fermano, mi parlano, mi chiedono, mi ringraziano. La donna è chiaro che è cambiata, no? Perché c'è stata una crescita, c'è stato, si ricorda lei Klaus, il 68? Sì, certo. si ricorda la lei era giovane però. Io ero piccolino, obiettivamente, allora sì. Il 77 ha fatto lei? In un po' di sedendo. Sì, sì, gli anni però 70. La P38 non l'ha mai, neanche con le dita. No, non mi piacciono neanche quelle finte. Io già da piccolino. Ha mai militato in gruppi tipo Paolo Mieli o anche tanti più a media se vengono da gruppi politici? Politici. No. Mai. Infatti ho cercato, non c'è niente. No, mai, però sono orgogliosa di dire, non me ne vergogno, ne sono orgogliosa che ho fatto molti ai tempi cortei con le donne. C'è stato un periodo in cui abbiamo protestato perché c'erano state le suore in Bosnia che si erano state violentate. Di cortei ho fatti parecchio per così? Le donne, sì. No, così no, perché non mi piace il gesto. Però non c'è sì. Bisogno di farlo. L'importante cosa è... il femminismo denigrato, in parte rivalutato, in parte non rivalutato. Barbara D'Urso è femminista? No, Barbara D'Urso è femmina. Però è per le donne. Assolutamente. E contro la violenza, ho visto in tutte le interviste sulle donne impegnate in prima linea. Sì. Del femminismo cosa c'è di positivo e di negativo, secondo lei? Ma guardi, ci sono varie... Veramente dovremmo parlare tre ore. Nel sì. Senso questa che è un'intervista tipica, sì. Non è... No. La faccio parlare di tutto, meno della sua vita privata che non mi interessa. Perfetto. Anche perché spero io di entrare nella sua vita. Assolutamente, lei è il mio tipo maschile, ha soprattutto l'eleganza, sì, lei lo sa. Scusi, no, lati positivi e negativi del femminismo. Il femminismo, allora, innanzitutto ci vuole una definizione del femminismo e non c'è in realtà. Il lato positivo del quello che viene chiamato femminismo sono... E il fatto che la donna è riuscita a conquistare piano piano tanto nella vita sociale, nella vita certo. Culturale, nella vita rispetto all'uomo. A me non piacciono gli estremi, mai. E quindi quando, se per femminismo si intende il maschio è mio e me lo gestisco io, insomma questi slogan anche abbastanza sciocchi che c'erano una volta, non sono d'accordo. Io sono per la donna femmina che abbia gli stessi diritti degli uomini, abbia anche gli stessi doveri degli uomini, però, ma sappia anche essere mamma, moglie, compagna, sorella, e che non si faccia mai, mai trattare male da un uomo, cioè per me questo è fondamentale. Però quando dice... E trattare male io non intendo solamente fisicamente. Quando lei dice la donna femmina, sì. non rischia che le dicano lei è reazionaria, di destra, perché dobbiamo essere... No, lo so, infatti lei non... È sempre molto equilibrata, ma io la devo provocare. Assolutamente, io la devo provocare. Esatto, non ha paura che poi da un ammonino, da qualcuno, lei venga accusata di essere un po'. Cosa vuol dire femmina? Guardi, l'ammonino allora, può essere femmina. Allora, assolutamente, certo, perché no? Tutte le donne possono essere femmine. Non ci casca. No, tutte le donne possono essere femmine. Bisogna immaginare che cosa. Bisogna capire che cosa significa femmina. Per me femmina è,
è innanzitutto madre, e per madre intendo il rapporto che può avere oltre che verso i figli, anche verso un uomo, certo, verso un compagno, verso un fratello, verso un amico. Però madre non come matriarcato, come accoglienza, cioè io sono una donna che ama accogliere, nel senso di dare calore, generosità, ma senza mai farmi sovrastare, certo, da un uomo o da un'altra donna. Lei ha toccato un punto chiave, perché la nostra società è stata di fatto una società matriarcale nel senso negativo che diceva lei, adesso che dava un potere alla donna, ma poi era un potere importante ma non fittizio in realtà, perché nella vita sociale non contava, adesso di più si è conquistata spazi, ne avrete anche altri da conquistare, quindi questo matriarcato è stato negativo. Però, guarda, è molto più difficile per me o per delle donne che sono che hanno anche avuto magari la possibilità di studiare, di lavorare, di andare fuori, è molto più facile. Io penso a tantissime donne, a tantissime ragazze che magari sono in alcuni paesi e sono assolutamente schiacciate da uomini arroganti, uomini prepotenti. Le italiane non vogliono essere più madri, i dati sono chiari, noi abbiamo una crescita della popolazione grazie agli immigrati, non grazie agli italiani. Ma forse mi scusi, le italiane non possono anche essere madri, non è che non vogliono le italiane. Le italiane forse non possono essere madri, perché crescere un figlio, crescere due figli, crescere tre figli costa. Quindi non c'è egoismo delle donne? No, io non credo. Io non sono d'accordo sul fatto che le donne adesso fanno figli più avanti perché sono egoiste. Io credo che le donne adesso fanno figli più avanti perché sono più consapevoli della difficoltà. Cioè tu per mantenere un figlio e per avere una famiglia che forse facendo le corna, però i dati sono questi, è molto più facile che si disintegri prima rispetto al passato. Magari devi anche essere capace di gestire e di crescere un figlio. E se tu non hai una sicurezza economica, un domani che è un bambino, una ragazza che fa un'operaia e vive con un ragazzo che fa il meccanico e hanno un bambino e poi un giorno si separano e poi magari tu ti ritrovi per vari motivi a mantenere da sola questo bambino, cioè devi essere sicura di avere il tuo lavoro fisso di operaia, no? Quindi lei si batte anche contro il precariato, giusto? Assolutamente sì, certo. Senta, destra, sinistra, poi alla fine per la maternità hanno fatto poco tutti, diciamo adesso per carità, tutti hanno fatto le cose positive, tutti hanno fatto le cose meno positive, poi lei non si è mai schierata politicamente, è sempre stata... Però poi alla fine anche i vecchi democristiani parlavano tanto di madri, ma poi la madre non è al centro della politica, la maternità o le donne, non forse perché... Perché secondo lei poi... Ma io non trovo, cioè io trovo che comunque le donne siano... No, le donne siano... Ma che significa che la maternità non sia al centro della politica? Cioè, che cosa vuole dire? Che non è finanziata, per esempio, non sono sostenute abbastanza le donne, che le donne dovrebbero avere più finanziamenti, essere confinanziate quando hanno figli, eccetera. Cioè, al centro del dibattito politico, questo è il problema. Sì, in questo senso sì. Però dice poi in realtà dei problemi della famiglia si parla. Io credo proprio di sì. Accetto la... è gradita la sua osservazione.